sicurezza del lavoro di solito si parla quando ci sono dei gravi incidenti. Noi riteniamo già da anni che invece un'informazione sui problemi della sicurezza del lavoro è un qualche cosa che abbia una funzione fondamentale nel quotidiano, appunto come azione di cultura di prevenzione. Quali sono gli utenti a cui noi ci rivolgiamo? Certamente i lavoratori del settore edile, ma tutti coloro che sono liberi professionisti, quindi gli artigiani, ma anche l'utenza, il cittadino privato, che molto spesso si trova ad essere committente e in qualche caso anche esecutore di lavori in, diciamo in modo domestico. Bene, noi crediamo e i risultati che si sono ottenuti nel senso del miglioramento del numero degli infortuni, il minor numero di infortuni in questi anni, dimostrano che una cultura della sicurezza di cui i cittadini diventano portatori nel quotidiano sia veramente il veicolo, un veicolo fondamentale che va a far parte di quel patrimonio di conoscenze personali che è la migliore prevenzione, la migliore tutela che si possa fare appunto nel mondo del lavoro. Nel senso che in un edificio si distribuivano i pesi in modo da avere la maggior parte del carico nella parte più bassa dell'edificio, vedi ad esempio gli scantinati o i seminterrati con delle volte ribassate piuttosto poderose con dei grossissimi rinfianchi. I piani superiori solitamente venivano realizzati con delle volte a botte, quindi arco a tutto sesto, volta a tutto sesto, i piani più alti con dei soffitti, con dei solai lignei. Questo rappresentava materialmente e dal punto di vista del progetto proprio questo concetto della distribuzione piramidale del peso. Naturalmente non possiamo pensare che tutte le costruzioni venissero realizzate con questo criterio e secondo queste modalità. Sono modalità, ribadisco, legate a un'edificazione di grande pregio o comunque con una committenza in condizione di percepire questo tipo di principio tecnico, di avere a disposizione dei tecnici in grado di attuarlo. Allora, questo principio costruttivo di distribuzione piramidale del peso ha un effetto assai significativo riguardo alla stabilità della struttura in generale e riguardo proprio agli effetti del terremoto sulla struttura, in quanto i carichi sono per lo più concentrati nella parte basamentale dell'edificio e le parti alte, che sono quelle più esposte alle vibrazioni, alle oscillazioni, alle deformazioni, essendo più leggere, hanno meno inerzia durante l'azione sismica e quindi si riduce moltissimo il danno potenziale all'edificio dovuto al terremoto. Allora, nel panorama attuale possiamo dire che tutti i nostri centri urbani sono dei centri storicamente consolidati con secoli di storia e che il costruito oggi utilizzato, non tutto, risponde alle norme tecniche, ai regolamenti edilizi urbanistici, alle norme sulla sicurezza che noi oggi adoperiamo. Quindi secondo me varrebbe la pena di censire, per esempio da parte della pubblica amministrazione, censire gli edifici costruiti prima della legge urbanistica del 42 e delle altre norme urbanistiche ed edilizie e le norme tecniche successive, in quanto molto spesso per ragioni di tipo economico, quindi una tendenza fortissima al risparmio da parte di una committenza che non poteva fare altro, non aveva altre possibilità, questi edifici talvolta sono costruiti in maniera piuttosto precaria e approssimativa dal punto di vista della stabilità e della sicurezza della struttura. Quindi il rischio sismico è molto legato a questo panorama e, ripeto, a mio parere varrebbe la pena di indagare, censire gli edifici che sono stati costruiti in assenza di norme urbanistiche e norme tecniche e verificare la loro stabilità. C'è da dire anche che ci sono delle tecniche oggi disponibili dal punto di vista del consolidamento che tutto sommato non sono neanche, come dire, difficili o impossibili da attuare. Dipende naturalmente dalla tipologia della costruzione, però si possono consolidare le murature con interventi di placcaggio, si possono consolidare le strutture con il potenziamento degli orizzontamenti, possono essere ulteriormente messi in sicurezza gli orizzontamenti introducendo nella struttura dei tiranti, quindi voglio dire ci sono una varietà di possibilità di intervento che possono
garantire una maggiore sicurezza dal punto di vista del rischio sismico e che possano essere attuate. In questo contesto si può inserire una riflessione riguardo alle politiche di concertazione relativamente a questo problema. Oggi come oggi, per esempio, prendendo spunto dalle necessità materiali di risanamento, di messa in sicurezza dei centri che sono stati danneggiati e di quelli che sono particolarmente esposti, un modo per attuare queste politiche potrebbe essere quello appunto del censimento, cui accennavo, degli edifici che sono potenzialmente a rischio, classificandoli già in base al periodo, agli anni della loro realizzazione, che già quello è piuttosto sintomatico. Nello stesso tempo, a mio parere, si aprono delle grandi possibilità per il settore delle costruzioni, peraltro in crisi, nel senso che implementando la cultura tecnica che riguarda il consolidamento, e questo può avere luogo attraverso corsi finalizzati per le maestranze, quindi chiamo in causa anche le scuole edili a questo riguardo. Posso chiamare in causa i costruttori, le associazioni imprenditoriali, le associazioni di categoria, i sindacati che riguardano i lavoratori, per cui voglio dire possono implementare i momenti di formazione nel settore per, come posso dire, perseguire una modalità che dia garanzie del risultato negli interventi che verranno sicuramente necessariamente realizzati sugli edifici esistenti. In riferimento al sisma che ha colpito l'Emilia Romagna e in seguito ai sopralluoghi che abbiamo condotto, è emerso che sia le abitazioni sia in particolare gli edifici produttivi vanno adeguati sismicamente, in quanto fino al 2003 l'Emilia Romagna non era zona sismica, per cui è indispensabile procedere alle operazioni di adeguamento sismico secondo anche le prescrizioni del decreto legge del 6 giugno del 2012, e quindi è necessario fare preventivamente un excursus per la conoscenza degli edifici sui quali bisogna intervenire, sia a livello di materiali sia a livello di suolo anche, che è fondamentale, e per poi pianificare un adeguato progetto di adeguamento in modo tale da scongiurare che si ripeta purtroppo il danno subito sia agli edifici civili che industriali, sia al patrimonio storico artistico. E l'Enea si sta occupando anche di progetti guida per il ripristino e la messa in sicurezza del patrimonio storico particolarmente colpito da questo evento, purtroppo, e la perdita è stata ingente, per cui è necessario riportare alla luce quella che è la storia dell'Emilia Romagna. Gli interventi di messa in sicurezza nella prima fase del terremoto vengono per la maggior parte svolti dai vigili del fuoco, a cui dopo successivamente si affiancano aziende private che chiaramente la mole degli interventi in un contesto sismico, quindi molto ampio, sarebbe impossibile che venisse affrontato solo dai vigili del fuoco. Quindi infatti diciamo, l'argomento è rivolto soprattutto dalle aziende per esplicitare quelle che sono le migliori tecniche di intervento, perché qualsiasi opera di intervento di messa in sicurezza va fatto valutando tutte quelle precauzioni, perché il lavoratore deve essere tutelato nella maniera più completa. Quindi quando c'è un sisma, quando c'è stato un sisma e quindi una casa ha subito dei danni, non possiamo pensare che tutto poi, una volta normalizzato, si possa intervenire con estrema leggerezza. Invece la problematica va affrontata ipotizzando che ci possono essere delle ripetizioni.
di azioni e quindi in virtù di questo valutare quelli che sono gli interventi atti ad assicurare, ripeto, la sicurezza delle maestranze. La messa in sicurezza degli edifici civili a seguito di un sisma è uno di quegli interventi come dire, abbastanza costosi e abbastanza complessi. Quindi in generale l'approccio che si dovrebbe avere nel trattare il problema è quello di prevenire le possibili conseguenze che un sisma può avere sugli edifici esistenti attraverso l'analisi preventiva di tutte quelle vulnerabilità che negli edifici si possono osservare già in una fase pre-sisma. In questo senso, nel momento in cui, come dire, un proprietario di una casa privata dovesse pensare di andare a risolvere dei problemi che può pensare che l'edificio abbia a seguito di un terremoto, il primo consiglio che mi sento di dare è quello di far effettuare da un tecnico abilitato un'analisi completa dell'edificio per mettere in evidenza in modo organico le vulnerabilità e la gravità di queste vulnerabilità che l'edificio ha nella sua costituzione, nella sua struttura, nei suoi elementi anche di finitura. Infatti l'intervento di, come dire, di consolidamento e di adeguamento sismico di un edificio è un intervento che si fa in modo complessivo sull'intero organismo edilizio, evitando il più possibile interventi puntuali e parziali che possono in qualche modo andare ad alterare l'equilibrio statico e dinamico dell'edificio e quindi a creare anche maggiori problemi durante l'evento sismico. In questi ultimi tempi, con l'esperienza anche avuta attraverso le valutazioni di agibilità del post-sisma, si sono visti proprio che i maggiori danni causati agli edifici sono stati quelli di cattivi interventi effettuati nel corso del tempo, tetti troppo rigidi, strutture inizialmente leggere come solai, orizzontamenti, sostituiti con elementi pesanti e estremamente rigidi, l'eliminazione di strutture verticali portanti per fare appunto per aprire ampi spazi all'interno di edifici in muratura che ne hanno indebolito la rigidezza e quindi la loro capacità di resistere alle azioni orizzontali del terremoto. In questo senso, se si vuole intervenire, appunto, io consiglio di far fare preventivamente una valutazione a un tecnico abilitato e poi nel tempo programmare tutti quegli interventi che possono aiutare anche tramite cantieri successivi l'edificio a raggiungere una maggiore rigidezza, una maggiore capacità di resistere al terremoto. Nel caso ad esempio degli edifici civili di abitazione, infatti il comportamento più corretto che dovrebbe avere un edificio di questo tipo nel caso di sisma è quello di una scatola chiusa. Quindi se l'edificio è basso dovrebbe essere molto rigido, se l'edificio è un po' più alto dovrebbe avere un buon telaio che possa resistere anche a certe deformazioni. In questo senso occorre, in una fase comunque successiva, andare a collegare bene i vari nodi strutturali dell'edificio, i solai con le strutture verticali, rinforzare le strutture verticali delle murature, andare a cercare di alleggerire il più possibile la struttura tramite l'inserimento ad esempio di un tetto in legno al posto di un tetto in laterocemento o anche dei solai intermedi attraverso l'inserimento di cappe di consolidamento che possano collegare i solai alle murature d'ambito e soprattutto evitare in fase di ristrutturazione di andare ad eliminare degli elementi anche portanti che pur utili a una ridefinizione complessiva dello spazio interno possono
rivelarsi poi in una fase successiva deleteri in caso di azione sismica. Il tema dei terremoti è un tema che è sempre presente nella nostra realtà italiana e coinvolge tutti perché crea molti danni e crea soprattutto tensione e agitazione per le popolazioni. Gli ultimi eventi sismici che sono avvenuti in Emilia Romagna hanno cambiato, oltre che creato molti danni, hanno cambiato la mentalità e il modo di pensare anche di noi tecnici. Io vengo da un'esperienza cantieristica e di costruzioni edili. Del sisma si è sempre parlato quando si costruiva, anche se si pensava che qua da noi in Emilia arrivasse. E per quanto mi riguarda, per quello che so nella nostra realtà, la mentalità di costruire, tenendo conto di alcuni temi fondamentali che possono creare problemi in fatto di sisma, c'è sempre stato. E nelle nostre case, già negli anni 70, quando ho cominciato a lavorare, si parlava già e si facevano già i cordoli di coronamento dei solai per consolidare i solai e mantenerli anche in caso di evento sismico. Quindi è una realtà che, anche se non era presente in alcune parti d'Italia, chi costruisce in maniera corretta ha sempre tenuto in considerazione. L'unico problema che è venuto fuori in questi ultimi eventi in Emilia Romagna è che le scosse sono state scosse molto forti, probabilmente in alcuni casi che superavano le previsioni fatte prima dell'entrata in vigore della normativa sismica. La realtà è che nei centri maggiormente colpiti i problemi ci sono stati e si sono visti. Questi problemi si sono riscontrati anche nelle immediate vicinanze, quindi in questa fase qua la gente cose che prima non considerava, la piccola crepa in casa, che magari non aveva neanche visto, dopo il sisma è diventata una cosa fondamentale anche dal punto di vista psicologico da superare. Fammi una cosa, questa va bene. Il problema delle crepe presenti nelle abitazioni, soprattutto a seguito di eventi sismici, è un problema, come ripeto, che ha un fattore di verifica di stabilità della casa, ma anche un fattore psicologico. Come geometra non ho un'abilitazione particolare alla verifica sismica. La mia esperienza mi permette comunque di capire e di conoscere quali sono le condizioni che rendono un'abitazione inagibile o meno. Il problema delle setole e delle crepe nelle abitazioni, ripeto, è un problema che c'è sempre stato nella nostra realtà. Le setole nelle abitazioni sono presenti e si vedono spesso anche prima di eventi sismici, soprattutto nelle parti deboli, nei punti deboli delle pareti, delle murature, cioè in corrispondenza delle aperture, che sono le finestre. Quindi spesso, qualche volta vi capiterà di verificare che in corrispondenza dello spigolo inferiore o superiore della finestra parte una setola che si prolunga verso il muro. Sono problematiche dovute alla debolezza della muratura. È chiaro che un evento sismico peggiora questa situazione per portare all'apertura anche molto grande di queste setole. Finché le setole rimangono in condizioni appena visibili, anche dopo eventi sismici non danno problemi. Il problema viene quando queste setole si allargano e diventano crepe vere e proprie, come le condizioni dei solai. Nelle realtà italiane, nell'Emilia Romagna, ma anche in altre regioni, ci sono tante tipologie di solai in laterizio, solai in legno, e ognuno di questi tipi di solai ha dei comportamenti diversi. Chi vive in abitazioni dove sono presenti solai in legno, quindi con travi principali e travi secondari, la cosa che può capire, che serve come verifica per capire se c'è stato qualcosa che non è andato, è la verifica dell'appoggio delle travi portanti dei solai. Diversamente si comportano i solai in laterizio, che sono, se fatti come si deve, sono più strutturati, e le evidenze che ci possono essere in solai in laterizio, il laterocemento in caso di scossa, sono principalmente sull'esterno la marcatura dell'appoggio del cordolo sulla muratura, che si rimane sempre a livello di setola, è un tipo di marcatura che può essere presente anche in normali assestamenti, diventa preoccupante se si apre una vera e propria crepa.
A livello di intervento, in caso di sisma, ci sono due fasi di intervento. Prima la verifica dell'edificio, quindi una verifica strutturale, quindi se è in sicurezza o meno, quindi se è inagibile o meno. Perché se è inagibile, il primo intervento da fare è quello di messa in sicurezza, quindi puntellature e quanto basta per fare in maniera che rimanga in piedi. Il secondo intervento è quello del ripristino strutturale. Il primo intervento è un intervento di emergenza che viene fatto da, spesso sono i vigili del fuoco praticamente che lo fanno. L'intervento di ripristino strutturale invece deve essere concordato e definito con un professionista abilitato che è un ingegnere strutturista che verifica il fabbricato e definisce le varie soluzioni da apportare, che possono essere soluzioni classiche ma anche soluzioni moderne. Sul classico, la tipica soluzione per consolidare le murature, per, si dice, ingabbiarle, è quella della posa e dell'installazione di tiranti. E oggi ci sono altre tecnologie, quindi irrigidimento con fibre di carbonio, e consolidamento delle pareti con reti elettrosaldate, però è bene che sia un ingegnere strutturista che fa la verifica del fabbricato sulla base della condizione del fabbricato e definisce quali sono le procedure da adottare. Questo vale per gli edifici che hanno avuto alcune lesioni, ma deve, può essere fatto, e ormai entra nella mentalità anche dei proprietari, per gli edifici più antichi, più vecchi, e che necessitano di un consolidamento, di un ripristino strutturale. Queste cose qui vengono eseguite e sarebbe bene cominciare a entrare nella mentalità, soprattutto per chi lavora e per chi abita nei centri storici, di valutare un intervento ingegnere per capire se il fabbricato in cui abita e necessita di un intervento strutturale per consolidarlo rispetto alle condizioni esistenti. Le strutture sono talmente differenti, parliamo di strutture in acciaio, strutture in calcestruzzo, strutture in murature legno, che non si può dare una ricetta per ogni tipo di struttura. È assolutamente necessario contestualizzare l'analisi, vedere di che cosa stiamo parlando e quello che, se siamo in zona rossa, cioè in zona che ha avuto il sisma, ha subito il fabbricato, e poi decidere insieme ovviamente allo strutturista o all'ingegnere che mi sta seguendo e coordinando tutto. Allora, con il tecnico che mi segue abbiamo fatto un'analisi dei problemi. Ci saranno delle cose da fare che ovviamente, da quello che lei dice, saranno diversissime a seconda, diciamo, della casa o del palazzo, eccetera, della struttura. Dal punto di vista di questa cosa, questi lavori edili mi costeranno. Ci sono a quali supporti economici dello Stato, quali sconti fiscali posso accedere? Allora, se questo tipo di ragionamento si inquadra, ovviamente lo sarà sicuramente, in una miglioria, lavori di ristrutturazione o di manutenzione straordinaria, c'è l'accesso naturalmente al recupero fiscale del, prima era il 36%, adesso è da pochi giorni, da una decina di giorni, del 50%, e quindi ho un recupero di tasse successivamente. E se contemporaneamente si ha poi anche, oppure una miglioria dal punto di vista delle coibentazioni, anche qui posso accedere a dei benefici che però, insomma, al momento non sono incredibili, insomma, ecco, sono sparsi nel tempo, se comunque lo Stato, cioè spalmati in un lasso temporale abbastanza lungo, se lo Stato avrà comunque i fondi per poter continuare a fare questo tipo di ragionamento. Le zone rosse, cioè quelle invece colpite dal sisma, dovrebbero avere l'accessibilità a fondi o della Comunità Europea o comunque dello Stato. Lo Stato, insomma, dovrebbe essere molto più diretti, insomma, più facilmente. Il ruolo in questo del commissario, quindi del presidente Errani, cioè il ruolo della regione in questo momento, quale può essere? Beh,
Sì, la Regione si è messa in primo piano e ha espresso appunto la volontà di aiutare tutte le aziende che naturalmente hanno sede, tutte le famiglie che hanno sede in fabbricati colpiti dal sisma, e quindi naturalmente sta già dando linee guida, sta già dando indirizzi, e questo naturalmente consentirà, farà legge, farà storia e consentirà a tutto il patrimonio dell'Emilia Romagna più rapidamente di sapere come muoversi, quali sono le cose più importanti per mettere in sicurezza il patrimonio esistente. Ribadisco, questo è una cosa importantissima, cioè purtroppo è in primis il singolo, accompagnato dalla Regione, che si deve muovere in questo senso. Recupero degli edifici storici, delle chiese e delle scuole, cosa è previsto? Allora, quelli che sono tutti gli edifici pubblici e gli interessi, quindi dove c'è, come le scuole, gli ospedali, eccetera, non necessariamente sono dei beni salvaguardati dal punto di vista storico-artistico. Qui, oltre ai beni storico-artistiche, ovviamente bisogna fare degli interventi che devono migliorare la sicurezza. Teniamo conto che la sicurezza sismica si ottiene alzando la probabilità, cioè noi dobbiamo fare in modo che il fabbricato, questo genericamente, salvi la vita umana. Quindi l'intervento che dobbiamo fare sulla struttura è che al limite collassi lui, ma non faccia morire nessuno di quelli che sono dentro. I fabbricati storici hanno un problema ancora in più, i pubblici hanno questo tipo di, quelli storici devo salvaguardare anche proprio la struttura, quindi ovviamente qui viene richiesto un discorso molto più complicato, e penso che senza fondi sarà molto difficile poterci mettere le mani, insomma. Comunque bisogna andare verso delle migliorie, cioè fare magari piccoli interventi piuttosto che niente, piccole cose che tentino naturalmente di non farli crollare completamente o di salvaguardare più che si può. È chiaro che chi vive la casa in modo, conoscendola, si rende anche conto se queste crepe sono nuove. Primo discorso è: c'erano prima? Me le ricordo? C'hanno dentro la polvere? Ci sono le ragnatele? Se così è, non sono dovute al sisma, ma è il naturale invecchiamento di una struttura. Se invece la signora Maria, che è brava, spazza e toglie le ragnatele, pulisce sempre, non se li ricorda, ecco, allora vuol dire che il sisma o una variazione, anche solo il traffico che passa per strada, può avere prodotto questo, e quindi torniamo al via, cioè dobbiamo ricominciare a occuparcene. Se abbiamo il dubbio, andiamo da un tecnico e naturalmente avviamo questo processo, che passerà poi inevitabilmente per anche fatti concreti, cioè non solo il tecnico mi dirà, ma se c'è necessità progetterà degli interventi che io dovrò fare, ecco, perché non c'è solo una fase conoscitiva, ci deve essere poi anche la fase realizzativa. E la signora Maria e tutti i signori Giuseppe dovrebbero chiedere un intervento allo Stato per naturalmente aiutare, supportare questo, perché la miglioria del patrimonio è una miglioria collettiva. Tutti staremo meglio in un paese più sicuro, più bello e, insomma, importante.